faccio vedere uno zaino che ho comprato, non costa tanto, uno zainetto, la marca è SBB, si chiama Zaino Guardian, l'ho pagato circa 26 euro in un negozio qui vicino a Milano. Si può trovare anche comunque su internet. Allora, vediamolo un attimo. Io l'ho già riempito di roba per provare. Ora, eccolo qua. La capienza sono 60 litri. È dotato di sistema molle, cioè queste fascette di tessuto, dove si possono inserire altre estensioni, per esempio come questa, si può attaccare una tasca esterna sul fianco oppure sul davanti. Il disegno è bello, il tessuto è una cosa media, nel senso che non è né leggero né troppo pesante. L'interno del tessuto, nella tasca principale, cioè questa qua di mezzo, è ricoperto di nylon, praticamente gli dà una certa idrorepellenza, cioè nel senso che l'acqua non dovrebbe in teoria riuscire a entrare dentro se non proprio sotto una pioggia battente, insomma comunque qualche goccia d'acqua dovrebbe reggerla. Allora vediamo le tasche, quindi partiamo da qua, c'è una tasca in basso con le sue cinghie di trazione, la tasca è capace, ci sta parecchia roba. Dentro la taschina c'è una suddivisione in altre piccole tasche fatte con quella solita reticella che si usa. Questa anche lei all'interno è spalmata, quindi anche lei ha un po' di idrorepellenza. Devo dire che io sulle cerniere ho passato un po' di cera, una semplice candela, per rendere più scorrevole l'apertura e la chiusura. Abbiamo una seconda tasca, qua, anche questa, con due cerniere, una di qui e una di là. All'interno, vediamo se riesco a far vedere, anche qui abbiamo una suddivisione, ci sono delle taschine, ci sono dei portapenne, taschine chiuse con una cerniera. Dopo magari stacco la telecamera e faccio vedere un attimo l'interno meglio. Esterna. Abbiamo la tasca centrale, quella più capiente, qui abbiamo le cinghie di ritenzione, tasca centrale come dicevo che è ricoperta e spalmata all'interno, quindi praticamente il tessuto diventa idrorepellente, quindi abbiamo qui una buona capienza, 60 litri praticamente, c'è una tasca, un'altra tasca qui, che può servire per esempio per inserire anche un computer volendo, comunque una divisione. Sulla parte interna della tasca, cioè quella che si apre, possiamo vedere, c'è un'altra taschina con una reticella, porta documenti o quello che si vuole. Che altro? Niente, questa qui è
è dotata sul fondo di due buchi. Spero si possa vedere. Ecco, per far scappare fuori l'acqua, se nel caso, quindi da tenere presente se la si appoggia a terra di non appoggiarla su qualcosa di molto bagnato, perché se l'acqua non entra di sopra può entrare di sotto. Comunque fa in modo che non si formi grossa umidità dentro, ecco, dovrebbe respirare. Sul davanti abbiamo un porta patch in vetro che si apre anche qua. Un'ulteriore piccola taschina per mettere le cose che si vogliono avere più a portata di mano. Abbiamo ancora sui due lati le due maniglie di estrazione. Qui ho avuto un problema invece sulla parte superiore, praticamente è dotata di una maniglia che fa sia, dovrebbe in teoria fare sia da maniglia per alzare lo zaino, sia da ferma, cioè questa maniglia è, cioè, spugnosa e si appoggia sul collo quando lo zaino è indossato. Appena ho caricato lo zaino e l'ho alzata, purtroppo questo si è staccato, la cucitura non era fatta bene, in effetti non so come tenuta, perché è solo cucita in questa zona dello spallaccio invece di essere cucita qui, cioè dove lo spallaccio è attaccato allo zaino. Vabbè, comunque io ho risolto in questo modo. Ho messo due anelli di quelli per i portachiavi, uno di qua e uno di là nelle maniglie di estrazione. Ho aggiunto una cinghia, quindi lo zaino lo posso alzare tenendolo così. È anche comodo, volendo, se uno deve appendere a una pianta, stacca questo, attacca la sua cinghia e appende lo zaino. È dotato di due tasche laterali, una di qua e una di là, anche queste capienti, anche loro hanno le cinghiette per appendere appunto delle estensioni. Vediamo il retro. Ah no, è dotato anche qua sul lato di una cerniera. In questa tasca posteriore, che non comunica con la tasca interna, è possibile inserire per esempio una tasca di idratazione, facendo uscire da sopra la cannuccia, oppure usarla per trasportare qualcos'altro. Io per esempio ci ho messo dentro un telo, l'ho preso al brico, 2 metri x 3 di plastica, leggerino, per fare una copertura, un riparo temporaneo. Comunque anche qui si può mettere dentro qualcosa che si ha bisogno a portata di mano, tenendo presente che però lo schienale non è molto imbottito in pratica, quindi se si mette dentro qualcosa di ruvido qui lo si sente sulla schiena. Io avendo messo quel telo fa anche un po' da imbottitura, diciamo. Ecco, parte posteriore, qui praticamente abbiamo una reticella che fa un po' da reazione, gli spallacci anche loro dotati di praticamente cinghie, abbiamo la regolazione qui per il petto, quindi questo si può agganciare così. Gli spallacci sono molto regolabili, c'è molta possibilità di regolazione. È dotato, io adesso l'ho levato quindi qua non si vede, comunque qui sotto in fondo c'è questa parte dove si infila dentro il suo cinturone, che fa da bastino praticamente, è compreso nello zaino, non è che si deve prendere a parte. Qui c'è un posto dove poter mettere, una bustina dove poter mettere i dati propri, nome e cognome, infilandoli dentro. E che altro dire?
ancora provato, diciamo, portandolo in giro, però sembra carino. Il costo è abbordabile e la qualità, insomma, ecco, più o meno simile. Gli spallacci non sono imbottiti un granché, cioè proprio poca roba, però per 25 euro penso che possa andare, soprattutto per la capacità, cioè ci sta dentro parecchia roba. Per il momento mi sembra soddisfacente. Ecco. Questo è tutto. Quando l'avrò provato eventualmente scrivo qualche notizia in più. Quindi se non si vuole vedere un po' più da lontano. Ecco, ripeto, la cintura, il cinturone è compreso. Io adesso l'ho tolto perché l'ho usato praticamente due volte in città e andare in giro col cinturone non era il caso. Comunque è compreso, e anche sul cinturone c'è il sistema molle per cui si possono attaccare nella borraccia o quello che si può. Spazioso, ben diviso, ecco, l'unica pecca, bisogna stare attenti qua a questa maniglia. Se lo zaino è carico, non lo so, perché è proprio solo attaccata per un filo qui sullo spallaccio. E io non so, io l'avrei attaccata qua. Però se deve fare anche da fermacollo, forse potevano attaccarla lungo tutta la lunghezza. Va bene, comunque, grazie. Ciao. Vedono le taschine interne, qui c'è un moschettoncino per attaccare, non so, le chiavi o qualcosa del genere. Qui possiamo vedere la taschina con la sua cerniera, anche questa tasca è abbastanza capiente, Vediamo da questa parte qua. Abbiamo la tasca grossa, capiente anche lei, è bella fonda. Questa è la tasca porta oggetti, porta computer. Questo pezzo di stoffa qui invece è questa taschina qua sopra, cioè il dentro di questa taschina. Poi la cinta che ho messo io, vediamo la tasca, questa, quella in basso, qui c'ho dentro tutte le mie cianfrusaglie. Qui possiamo vedere le taschine, rete, capienza buona, ci sono le taschine, sono sia sulla parte posteriore sia qua su quella anteriore, non mi ricordo se l'ho fatta vedere. Comunque qua, anche qui, come si può vedere, nella tasca interna c'è questa. Tasche laterali, anche queste capienti, ecco, direi che la cosa
se ci sono domande. Grazie.